Fratelli Rossoneri, amici rivali di YouTube. Non sono teso, come nel campionato. Ancora di più. Allora ragazzi, adesso partita veramente fondamentale. Fondamentale. Importantissima. Una partita importantissima che bisogna portare a casa. Cioè non ci sono né scuse né niente. Questi qua hanno appena preso 7 peperoni dall'Atalanta. Ok, non facciamo risorgere i morti per piacere, perché non è il caso. È una partita veramente di un'importanza vitale, perché comunque ci trasmette quella cosa anche che dici: cazzo, siamo in semifinale, già sono la parola semifinale di Coppa Italia, che una volta era una cagata, invece adesso comunque sono partite che valgono tanto per noi. Allora, Gigio, non ti devo dire niente, non ti devo dire nulla, ti devo soltanto fare i complimenti per le grandi prestazioni che stai avendo, innanzitutto. E niente, gioca come al solito, concentrato per i 90 minuti, non lasciare un tempo indietro come al solito, che magari farà cappella il primo minuto, poi devi fare i miracoli il secondo per farsi vincere la partita. Fai una partita più che altro costante, meno miracoli e meno cappelle. Parate che tanto uno dalla tua portata sa fare, cioè quasi tutte, perché sei un mostro, sei. Ok, rimani concentrato, che sei diventerà il miglior portiere al mondo molto molto presto, in un giro di 5-6 anni. Massima fiducia in te. Andre, è l'ora di alzare questa benedetta asticella. Mi sono stufato di dare come a scuola al professore che gli sta simpatico l'alunno, di dare i 6 così, o i 6 più così, perché diceva, vabbè, 6 più. Ma voglio dire, non viene qua stasera a dire: conti, 7! Non posso urlare che sono qua fuori la gente. 7, proprio me 7, così con la S, 7, proprio così, una cosa bella, capito? Non questi 6 striminziti giusto perché mi sei simpatico, perché dimostra a quelli che sono qua sul tubo che non giochi soltanto perché sei simpatico a Rasta, che è Rasta che ti fa giocare. Dimostra a questi qua sul tubo che il Rasta c'ha ragione, che sei più forte di quella cefalonia di Calabria. Teo Hernandez, voto. 8 vorrò dire a fine partita. Molto scafo mio, molto scafo, mi ero un attimo perso via, stavo pensando in un lapsus, però non rifaccio il video che non c'ho voglia. Molto scafo, ascoltami, oggi ci sono quelle stronzette, piene di soldi, che vanno in giro per Milano a fare le fighe, che non fanno un cazzo da mattina a sera, figlie di papà, che praticamente girano per Milano con le borsette, le Vuitton, Guess, che la maggior parte sono pure tutte tarocche, ok? Voglio vedere un motoscafo che passa e le andiamo così. Le annacqua tutte proprio, che le annacqua la capigliatura che le ha pagato il papà e la mamma del parrucchiere, che magari sono andate a fare dai cinesi, fra l'altro, no? Che hanno speso 10 euro, non sono andate a fare, come dico loro, a intrecci o cose che ne paghi 50-60, ok? Quindi, tanto che i cinesi sono molto bravi a tagliare i capelli, apro e chiuso la parentesi, non so, sembra che quasi gioco con i cinesi, a fare quel lavoro lì, i parrucchieri sono molto bravi, anche mia moglie va sempre dai cinesi, quindi niente da dire. E niente, voglio vedere un motoscafo solito. Coppia centrale, Matteo ed Alessio. Allora, abbiamo davanti uno che ci purga sempre. Questo sempre, ogni volta gli stiamo sul cazzo, ci tifa pure, si esalta contro di noi. Ogni volta vuole far vedere a chi è che è da noi in dirigenza che vuole essere comprato, e quindi ogni volta ci fa gol. Quindi per favore evitiamo questa cosa. Io Belotti lo vorrei al Milan, ma non voglio che ogni volta mi faccia gol. Vai a fare gol alla Juve, all'Inter, al Napoli, alla Roma, che cazzo, alla Lazio, che cazzo. Non sempre contro di noi, caro galletto mio, che mi piaci tanto e mi sei anche simpatico. Però mi raccomando, un occhio che questo qua è forte. In mezzo al campo, Ismi e Radi. Allora, vi conoscete, sapete benissimo cosa fare, cosa dovete fare, come dovete giocare, non devo assolutamente dirvi nulla. Niente, quello che vi voglio dire è soltanto questo: cerchiamo veramente di tenere mano il centrocampo, tenere mano sulla squadra, che il centrocampo è il cuore della squadra, quindi non devo dirvi niente, giocate come sapete, che vi conoscete anche tutti. Ismael, la solita grande partita, voglio. A sinistra ruba cuori. Allora, vediamo se rubi anche ancora un po' di applausi a noi, visto che hai già deciso che te ne andrai, però almeno vai via in maniera dignitosa. Cosa voglio dire? Voglio dire che per favore cerca perlomeno, di fare una grande partita, questo ti chiediamo. A destra c'è il mio spaghettino. E a te, spaghettino, non ho niente da dirti, perché ti devo tanto dire. Continua così, basta.
perché sono sicuro che ci metti sempre l'anima quando entri. Sei veramente un gran giocatore, un gran professionista. Non dico che sei un fenomeno, però magari non lo diventerai mai perché magari non hai le qualità per essere, però un grandissimo giocatore lo potrai diventare. Adesso per me sei un più che buon giocatore. Vediamo se l'anno prossimo però è un ottimo giocatore. O magari anche fra 6 o 7 partite, perché è la prima volta che hai così continuità e stai veramente dimostrando tanto. Ante, anche a te voglio dire soltanto una cosa. Dimostra quello che c'è in panchina, che puoi partire anche te da titolare qualche volta, che ti abbiamo sottovalutato e che le ultime 2 partite ci hai valso 6 punti, 4 punti, se non erano 2 pareggi. Ti voglio soltanto dire complimenti per le ultime partite che hai fatto. Continua così, oggi è una gran responsabilità a parte dall'inizio. Quindi non ti voglio assolutamente aggiungere niente. E poi passiamo a lui. L'uomo che chiacchiera, fra lui e il suo procuratore non so chi chiacchierano di più, secondo me stanno al telefono tutto il giorno a raccontarsele su davanti a un buon bicchiere di vino. Parla di quello, di quello, di quell'altro, sanno tutto, di tutto, di tutti, però sul campo fatti per ora veramente pochi. Quindi, caro il mio pistolero, magari vediamo se oggi riprendiamo dalla SPAL in Coppa Italia, ovviamente, che è quella che ti sta competendo, di magari fare un'ottima prestazione, ok? Boh, solo questo ti chiedo. Continuiamo a seguire la pagina del Rasta. Su Instagram, alex.restelli-84. Questa qua è la mia pagina ufficiale, ok? Punto. Cos'altro volevo aggiungere? Stasera niente live, ok? D'ora in poi faccio video minori di 10 minuti, tanto non paga più un cazzo YouTube. Guarda, sono più le donazioni che prendo di quello che piglio da YouTube, quindi è inutile che sto qua a dilungarmi 10 minuti che vi rompete anche i coglioni. Ok, farò video 7-8 minuti, punto. Quando inizierà a pagare come si deve farò video più lunghi. Continuiamo a iscriverci al canale YouTube. Clic, 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 clic. Dimentichiamoci quello che è successo, i video che ho detto. Se qua sono pensieri miei, tutto quanto. Valutate lo youtuber e la persona che pensate che sono, che non dei pensieri miei che ho io in testa. Punto. Questo vi chiedo. Io sono sempre stato corretto con tutti voi. Ho sempre risposto bene quando uno mi ha risposto bene. Ho risposto male quando uno mi ha trattato male, perché comunque reagisco. Nella vita reagisco. Come non parto mai per primo, comunque a rompere i coglioni, però. Sono sempre il primo che parte se vengo provocato. Quindi, così, sono fatto così. Ragazzi, vi mando un abbraccio, buona partita, andiamo a vincere sto cesso di partita dal cazzo!